L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Gran parte della nostra edizione odierna sarà dedicata alla visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che è arrivato questa mattina sull'isola d'Ischia. Alle 9 è giunto a Casamicciola, ha visitato la zona rossa, quindi all'Acquameno, dove ha incontrato i cittadini e le istituzioni, non soltanto quelle locali. Poi il Premier è ripartito alle 13 alla volta della capitale con un annuncio. La prossima settimana sarà presentato nel Consiglio dei Ministri il famoso decreto Ischia. Tra i presenti stamattina sull'isola anche il governatore della Campania, De Luca, che ha toccato l'argomento spinoso dell'abusivismo e ha detto: basta chiacchiere, ora c'è bisogno di passare ai fatti. E c'è stato un grande ottimismo per le dichiarazioni del Premier Conte da parte dei cittadini, soprattutto tra gli stessi terremotati. Infatti il ceramista Gaetano De Nigris di Keramos ha sottolineato: finora lo Stato è stato assente, ora speriamo nel Premier Conte. E questa sera, dopo questo telegiornale, trasmetteremo uno speciale con il nostro direttore in studio Enrico Buono. Commenteremo le immagini e le dichiarazioni della visita del Presidente del Consiglio sulle zone di Casamicciola e di Lacco Ameno. Di questo ed altro ancora ci occuperemo, come sempre, tra pochissimo, dopo la pubblicità. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it. Vai, Renato! Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccata. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Le terme, la grande ricchezza della nostra isola. Da sempre scelte dai turisti di tutto il mondo. Sfruttiamole per la nostra salute. Le terme di Ischia aprono le porte agli ischitani per tutto l'anno. Ogni cittadino ha diritto alle cure termali. Farle è semplice ed economico. È sufficiente la prescrizione del proprio medico curante o di uno specialista ASL. Se scegli di effettuare le cure termali sulla tua isola, fai bene a te, migliorando la tua salute, e fai bene alle aziende locali che creano occupazione sulla nostra isola. Ad ogni cittadino spetta un periodo di cure termali gratuite. Perché non farle? Le Terme di Ischia ti aspettano per offrire benessere e salute all'isola d'Ischia. Da una scintilla negli anni 60 nasce Ecoferro. La passione, la ricerca della precisione e del dettaglio è la vera forza della fucina dei maestri artigiani di Ecoferro. Una storia fatta di generazione in generazione, di pezzi unici, di veri prodotti artistici in ferro battuto. Un'eccellenza made in Italy. Le moderne tecnologie hanno migliorato i nostri prodotti, ma non hanno messo da parte l'incudine e il martello. Col fuoco e le nostre mani modelliamo il ferro che continua a vivere nelle case degli ischitani. Da una scintilla è nata Ecoferro. Un vanto per l'isola di Ischia. L'amore per il nostro lavoro ha creato EcoArt, artigiani per il tuo ambiente.
Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia e elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. È benessere che fiorisce sotto il sole dolce, tra i vapori delle terme. È il piacere della cucina locale che risveglia i sensi con i suoi sapori genuini. Ma soprattutto, a settembre, Ischia è... È Andar per Cantine, un itinerario storico-culturale alla scoperta delle tradizioni nascoste dell'Isola Verde. Attraverso degustazioni e visite guidate nelle cantine più antiche di Ischia, vi condurremo nel cuore delle nostre tradizioni. Vi aspetto a settembre ad Ischia. Andiamo per cantine. Per info e prenotazioni, contattate subito lo 081 90 84 36 o visitate il sito www.prolocopanzaischia.it. Questa mattina il premier Giuseppe Conte ad Ischia, il presidente del Consiglio, ha visitato la zona rossa e incontrato sindaci e cittadini. Ha lasciato l'isola alle 13 con la promessa, la prossima settimana pronto il decreto Ischia. Terremoto, governatore De Luca, basta chiacchiere, ora i fatti. Anche il presidente della Regione Campania questa mattina in visita ai luoghi del sisma. Basta parlare di abusivismo, ha detto De Luca. Ischia merita dignità. Finora lo Stato assente, speriamo in Conte, a sottolinearlo il noto ceramista Gaetano De Nigris della fabbrica Keramos andata distrutta nel terremoto dell'agosto 2017. Questa sera allo speciale TG la visita di Conte ad Ischia. Dopo il notiziario, in studio con il direttore Enrico Buono, commenteremo la visita del Premier con interviste ed immagini esclusive. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Dunque questa mattina, così come preannunciato, il Premier Giuseppe Conte ha raggiunto Casamicciola in elicottero alle 9. Una breve tappa al Capriccio, la sede del municipio, dove ha incontrato il sindaco Giovan Battista Castagna, il prefetto di Napoli Carmela Pagano ed il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, con i dirigenti scolastici Chiara Conti, responsabile dell'ambito delle isole di Ischia e Procida, Antonio Siciliano Del Mattei e la dirigente Allocca dell'Istituto Comprensivo Ibsen. Subito dopo il presidente è stato scortato in Piazza Maio per visitare la zona rossa. Lì i momenti più intensi. Vediamo. Un nuovo gruppo di caschi gialli questa mattina ha attraversato la zona rossa di Casamicciola, simbolo del terremoto del 21 agosto 2017. Questa volta il corteo ha accompagnato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Una visita attraverso le aree ancora interdette a seguito del sisma, guidata dal sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna. Un anno dopo, in località Piazza Maio, le profonde crepe sui muri delle abitazioni ormai disabitate e le macerie della Chiesa del Purgatorio ancora lì hanno dimostrato al Premier Conte la grave situazione in cui versa la zona alta di Casamicciola Terme. Durante la lunga avanzata, il presidente Conte è stato accompagnato, oltre che dal sindaco Castagna, anche dai vigili del fuoco che proprio quel 21 agosto intervennero in soccorso della popolazione ed estrassero i tre bambini dalle macerie della loro abitazione. A seguire il premier, anche alcuni cittadini che ancora oggi risultano sfollati. Al presidente è stato illustrato ogni dettaglio di quella tragica vicenda, degli interventi immediati e di quelli condotti durante l'anno per cercare di contenere l'emergenza.
emergenza. Conte, che questa mattina ha dedicato il suo tempo all'isola d'Ischia, si è avvicinato alla popolazione e ha quasi chiesto scusa per la lunghezza dei tempi che si sta interessando per i provvedimenti necessari alla ricostruzione. E alle richieste dei più ha risposto impegnandosi: dalla settimana prossima lavoreremo al decreto Ischia, i tempi saranno rapidi, il governo darà risposte precise e dirette. La visita di oggi, ancora una volta, vuole dimostrare all'isola d'Ischia che lo Stato c'è, ma per capire se l'impegno preso oggi dal presidente Conte verso la popolazione resterà soltanto una promessa, bisogna attendere ancora. E dopo la visita alla zona rossa, il presidente del Consiglio si è recato all'Acqua Meno, dove in piazza Santa Restituta è stato accolto dai bambini dell'Istituto Comprensivo Vincenzo Mennella. Subito dopo, nella sala consiliare, l'incontro con i sindaci dell'isola d'Ischia, presenti anche il governatore De Luca, il prefetto Pagano ed il vescovo di Ischia, Lagnese. Conte ha anche incontrato in privato i 3 bambini estratti vivi dalla casa di via Serrato. Subito dopo, in piazza, l'incontro con la stampa. Le sue prime parole: la prossima settimana il decreto Ischia. Alle 13 si è conclusa la visita ed il premier è ripartito in elicottero alla volta della capitale. Dopo questo notiziario, uno speciale TG con in studio il direttore Enrico Buono, commenteremo la visita di Conte con le immagini e le interviste esclusive realizzate in queste 4 ore di allora, visita intensa. La settimana prossima, ma ora ascoltiamo uno stralcio. Porterò al Consiglio dei Ministri un decreto per le emergenze e in particolar modo riguarderà Ischia, ma non solo. Stiamo preparando quindi un decreto per tutte le emergenze, per i terremoti e le tragedie che abbiamo avuto di recente, ma sicuramente con questo decreto presteremo attenzione, la dovuta attenzione anche a Ischia. Dall'agosto 2017 è passato troppo tempo senza adeguati provvedimenti da parte del governo. Non intendo fare polemiche con il precedente governo, però dobbiamo d'ora in poi muoverci tempestivamente e in modo risoluto per affrontare anche le gravi difficoltà che questa bellissima isola ha dovuto sopportare per il terremoto dell'agosto 2017. Io sono qui e la mia presenza è qui per ribadire che non esistono terremoti di serie A e di serie B. Possono esistere senz'altro danni più ingenti, terremoti che hanno provocato danni più ingenti e meno ingenti, ma qui ci sono state comunque 2 vittime. Sono state comunque persone sfollate, persone che hanno subito un vulnus, come questo territorio ha subito un vulnus, e quindi anche questa isola richiede un intervento da parte del governo. Il ministro Bussetti sta adottando un provvedimento per svincolare delle somme per assicurare ovviamente lo svolgimento delle attività scolastiche. C'è un problema per l'edilizia scolastica e quindi per l'inizio dell'anno scolastico. Con questo intervento dovremo già provvedere di conseguenza. Il resto ho affidato a questo decreto che porterò la settimana prossima. Il presidente De Luca ha chiesto che vengano escluse le abitazioni che ricadono nelle aree a rischio sismico o idrogeologico dai condoni del passato. Ma al di là di quello che ha dichiarato il governatore De Luca, è ovvio che dovremo definire già da questo decreto un percorso di legalità ai fini della ricostruzione. Quindi ovviamente bisogna tener conto che ci sono stati già dei condoni del passato da un lato, ci sono dei vincoli. Io da giurista distinguerei i vincoli che sono assolutamente imperativi, insuperabili, perché sono orientati a tutelare beni assoluti, bene della vita, la sicurezza, l'incolumità dei cittadini, da altri vincoli che non diciamo sono orientati a tutelare beni così primari ed essenziali, fondamentali. Dobbiamo quindi cercare di definire un percorso di legalità consentendo la ricostruzione laddove è possibile. Ovviamente se c'è un rischio idrogeologico io non posso assumermi io come responsabile di governo il rischio di creare ulteriore pericolo per la popolazione, per le persone che andranno a vivere in quelle case. Quindi dobbiamo anche pensare, laddove ci fossero dei vincoli insuperabili, come ho ripetuto, assoluto, a edilizia sociale alternativa.
Anche il governatore De Luca ha fatto visita ai luoghi del sisma, giungendo in zona rossa molto prima che arrivasse il presidente del Consiglio Conte. Il presidente della Regione Campania ha avuto l'occasione di parlare con i cittadini. In tanti gli hanno chiesto un intervento a sostegno delle famiglie colpite dal sisma. Il governo, ha detto un mese fa, ha dimostrato di non avere a cuore le sorti dell'isola d'Ischia. Hanno volutamente escluso Ischia dal decreto del terremoto del centro Italia. Bastava dimostrare sensibilità e non avremmo perso altro tempo. Oggi Conte, dice De Luca, deve impegnarsi per Ischia. Basta chiacchiere, basta parlare di abusivismo. Ischia merita dignità. Vediamo il servizio. Senatore, Ischia attende risposte soprattutto dal governo. Soprattutto al governo, e ovviamente risposte concrete in termini normativi e in termini finanziari. Io sono fra quelli che si sono rotti le scatole di sentire dichiarazioni a vanvera. Un mese e mezzo fa si è discussa al Parlamento italiano la conversione di un decreto legge, sono state fatte proposte per equiparare i terremotati di Ischia ai terremotati dell'Umbria e delle Marche, il governo ha detto di no. Chiaro? Adesso voglio capire che cosa dice qui quando viene ad Ischia, perché erano state fatte proposte per equiparare i terremotati delle diverse parti del paese, per prorogare i mutui, per prorogare il pagamento delle tasse, il governo ha detto di no. Adesso voglio vedere che cosa vengono a proporre questa mattina. Il problema vero che dobbiamo risolvere qui è il rapporto fra la condizione di abusivismo, parliamo con chiarezza se vogliamo risolvere i problemi, e la ricostruzione. Da questo punto di vista occorre una decisione chiara. Allora, ferme restando le situazioni di pericolo, se c'è una realtà abusiva in condizioni idrogeologiche insostenibili per la pubblica incolumità o di abuso assoluto, non si può recuperare, non ci possono essere contributi. Per il resto delle situazioni di abusivismo bisogna decidere sì o no. Si ricostruisce, si fa la sanatoria o meno. Tutto il resto sono chiacchiere. I condoni vengono equiparati a case legittime oppure devono essere equiparati a case abusive? Nella normativa che hanno adottato per l'Umbria e per le Marche si prevedeva la possibilità di sanatoria per abusi non sostanziali. Allora, il tema ovviamente è delicato ed è complesso ed è qui che è necessario avere una decisione legislativa. Intanto adottiamo la stessa decisione dei terremotati dell'Umbria e delle Marche. Consentiamo la possibilità di verificare le domande di sanatorie, ma ripeto, garantendo sempre la pubblica incolumità, garantendo anche la possibilità di allargare delle strade, perché abbiamo a volte degli edifici costruiti abusivamente su assi stradali al punto da non consentire neanche il passaggio di un'ambulanza. Quindi quando bisogna fare le demolizioni bisogna farle, però prendiamo decisioni chiare, perché altrimenti continueremo a vendere fumo anche ai terremotati di Ischia. E in ogni caso cominciamo ad equiparare i terremotati di Ischia a quelli del resto del paese. Bene la visita del Presidente del Consiglio Conte ad Ischia nelle zone del terremoto. Si sarà quindi accorto che ad un anno dal sisma la situazione delle scuole del comune di Casamicciola è drammatica. Nessun edificio scolastico risulta infatti completamente agibile per l'imminente avvio delle lezioni. Lo ha dichiarato l'onorevole Michela Rostan, deputata LeU, vicepresidente della Commissione Affari Sociali, che nei giorni scorsi ha predisposto una interrogazione ai ministri dell'Istruzione e dello Sviluppo Economico sul tema dei ritardi negli interventi post-sisma ad Ischia. Abbiamo già segnalato la situazione drammatica di Casamicciola, continua la parlamentare. Speriamo che la visita di Conte smuova il governo dall'immobilismo. Speriamo tanto nel premier Giuseppe Conte. Fino ad ora lo Stato ci ha lasciati soli. Sono le parole di Gaetano De Nigris, titolare della nota fabbrica di ceramica Keramos, andata distrutta nel sisma del 21 agosto 2017. Ascoltiamo. Gaetano De Nigris, torni a casa e in attesa che qualcuno prenda delle decisioni importanti per Casamicciola. Questo lo speriamo tanto, perché noi ci teniamo tanto al nostro luogo dove siamo cresciuti e dove c'era un avvenire anche per i nostri figli e nipoti. Arriva Conte, ora manca solamente il Papa, sono venuti tutti, i tempi delle passerelle penso che siano finiti. Speriamo tanto in Conte, visto che gli altri ci hanno un po' delusi, sperando che facciano qualcosa di buono. In effetti aspettiamo questo decreto che dia dignità all'isola di Ischia. Sì, quello sì. Per quanto riguarda il Papa abbiamo mandato un messaggio.
e gli è arrivato. Speriamo che venga anche lui. Speriamo che arrivino i provvedimenti. I provvedimenti, la prima cosa, sia per noi che per tutta questa popolazione che sta soffrendo tantissimo fuori dalle case. Lo Stato ci è vicino, in questo momento non mi sembra. In una mia intervista su Rai 1 ho detto gli amici in questo caso si vedono, ma dietro lo Stato non c'è stato, fino adesso. Francesco Cellammare, presidente dell'Assoforense Ischia, ha incontrato questa mattina il presidente del Consiglio dei Ministri all'Aquameno, col quale ha parlato della situazione del Tribunale di Ischia. Abbiamo evidenziato al Premier il gravissimo problema della carenza di personale e i disagi dovuti al trasferimento con la terraferma, che hanno determinato il rifiuto dei cancellieri a farsi applicare ad Ischia. Ho consegnato, ha detto Cellammare, personalmente al nostro primo ministro il documento unitario stilato l'anno scorso alla tavola rotonda sul futuro dei tribunali insulari, contenente la proposta condivisa di modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 14 del 2014 per il ripristino e la stabilizzazione delle sezioni distaccate insulari ed il riconoscimento quali sedi disagiate. Confidiamo, dice il presidente dell'Assoforense, nell'intervento risolutivo del presidente, del ministro della giustizia, del governo e del Parlamento affinché si possa finalmente riavere ad Ischia e sulle isole sedi di tribunali stabili, operative ed efficienti al servizio dei cittadini isolani, oggi troppo isolati dal resto della nazione. Ed a proposito della visita sull'isola del Premier Conte, è intervenuto Vito Iacono, che ha scritto una lettera al Primo Ministro nel quale, oltre a ringraziarlo della attenzione riservata ad Ischia, chiede di inserire nell'annunciato provvedimento anche misure che favoriscano servizi ed occupazione. Iacono ha chiesto anche il riconoscimento di zona disagiata per l'isola di Ischia, così da migliorare il sistema sanitario. Altrettanto si può fare, continua Vito Iacono, per il trasporto marittimo, l'agricoltura e la pesca in materia sia fiscale che soprattutto di applicazione dei regolamenti comunitari in riferimento alle tante deroghe di cui godono tantissime isole degli altri stati membri. Chiudiamo qui questa ampia pagina dedicata quindi alla visita del Premier Conte ad Ischia. Passiamo oltre. La cronaca: Capri, nell'ambito dei controlli sul territorio per prevenire lo spaccio di stupefacenti, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Capri hanno arrestato SDF, 55enne napoletano, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. I poliziotti impegnati nel controllo del territorio ieri mattina hanno eseguito un controllo presso l'abitazione dell'uomo ed hanno rinvenuto nella stanza da letto, proprio nel letto, una busta di cellofan contenente marijuana per un peso di poco inferiore ai grammi 50, mentre in un barattolo c'erano altri 2 grammi e degli spinelli già pronti. L'uomo è stato arrestato in attesa di essere giudicato per direttissima e la droga è stata sottoposta a sequestro. Parliamo di scuola. Presso l'Istituto Comprensivo Vincenzo Mennella di Lacoameno continua l'impegno per la formazione e l'informazione dei dirigenti, docenti e genitori sull'autismo. La dirigente scolastica Assunta Barbieri illustra le future iniziative e sottolinea la disponibilità ad accogliere le associazioni per creare percorsi comuni per affrontare questa delicata sindrome senza trascurare anche le altre patologie. Sentiamo. Presso l'Istituto Comprensivo Mennella continua l'impegno per l'autismo e soprattutto per la formazione di docenti e dirigenti. Noi siamo in questo una scuola molto attiva, già dall'anno scorso abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative che hanno avuto anche una buona risposta da parte del territorio. Le associazioni si sono interessate a noi, sono venuti a scuola perché hanno capito che noi siamo una scuola che include bambini e che vuole soprattutto porsi come punto di riferimento per sviluppare anche dei eventuali, che ne so, linee guida o magari stabilire delle regole di come gestire queste problematiche anche con le famiglie, perché la scuola è, ricordiamoci, il posto che accoglie i bambini per tante ore ed è giusto che le famiglie e i genitori sappiano e si sentano sicuri di come vengono diciamo seguiti i bambini anche a scuola, soprattutto i bambini speciali. L'anno scorso abbiamo già fatto una formazione con la Ericsson, che loro sono molto, diciamo, all'avanguardia, sono dei grandi specialisti insieme
anche ad altri, proprio su come, quali possono essere le strategie migliori per i bambini autistici nella scuola. La replichiamo, e si sono formati già 20 docenti, la replichiamo quest'anno, all'inizio anno scolastico, infatti il 7 e l'8, il primo weekend, quello per precedere l'inizio dell'apertura della scuola, ci sarà di nuovo una formazione full immersion di 2 giorni, alla quale parteciperanno moltissimi docenti della scuola e anche alcuni operatori esterni. La scuola ha in mente di coinvolgere anche quest'anno i genitori nella conoscenza, nell'approfondimento della sindrome dell'autismo? Sicuramente sì, io sono in contatto con l'associazione Genitori Autismo Ischia, siamo pronti anzi ad accogliere anche le altre associazioni, chiunque voglia mettersi in contatto con la scuola per poter progettare e programmare dei percorsi comuni per, diciamo, per affrontare queste tematiche. Abbiamo tanti progetti in mente, tante idee, vorremmo anche, forse riusciamo anche a finanziare l'acquisto di un software che permetta la comunicazione, perché uno dei problemi grossi di questi bambini è proprio la comunicazione. Oggi ci sono allo studio dei software specifici che permettono, nel momento in cui noi formiamo anche il personale, utilizziamo le attrezzature e i software giusti, migliorare e facilitare la comunicazione di questi bambini. Ma la scuola è interessata sì al problema dell'autismo, ma a tutti quelli che sono i problemi di bambini con difficoltà, e ce ne sono tantissimi. Noi siamo attenti a questo. Il comune di Procida avvisa la cittadinanza che da oggi riprende regolarmente la raccolta di vetro. Si raccomanda di conferirlo negli appositi contenitori, svuotato del contenuto e privo di elementi metallici o estranei. Sempre a Procida, al via all'8ª edizione del concorso Donna e Lavoro 2018, l'iniziativa è volta a promuovere il business al femminile. Progetti di imprenditrici di ogni età che si siano distinte nell'ambito lavorativo, fondando una nuova start-up o contribuendo alla innovazione di un'azienda consolidata. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre. L'idea vincente sarà premiata da Euro Interim SPA con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato saranno premiati rispettivamente con 2.000 e con 1.000 euro. Ancora a Procida, il premio Concetta Barra prevede per domani alle 19 in Piazza dei Martiri il convegno internazionale sul tema presenze femminili sulla scena italiana, coordinato dal professor Massimo Marelli della Università Federico II di Napoli, con l'intervento tra gli altri di Peppe Barra. Seguirà il concerto della banda musicale Città di Procida, diretta dal maestro Trio. Siamo allo sport, il calcio a 5 si è concluso ieri sera il torneo estivo di calcio a 5 Yoga Bonito al centro sportivo di Barano. Il Miralisa si è aggiudicato la finale battendo ai supplementari la formazione del Bar Epomeo per 6-5. Vediamo il servizio. Buonasera e benvenuti al centro sportivo di Barano per assistere alla finalissima del torneo Yoga Bonito World Cup Edition fra il Bar Epomeo e Hotel Miralisa. Federico Mattera prova un tacco per da punto, poi palla sulla sinistra per Luca Mattera, che poteva anche calciare di prima, ma poi calcia con il sinistro e infila nell'angolino, e il Miralisa è in vantaggio al secondo minuto. Siano contro da punto, prova a passare, passa uno, passa due. Grandissima giocata di Siano, ne salta tre, che gol di Luca Siano, davvero incredibile. Vantaggio del Miralisa, poi preso da Siano, intanto palla per Dabundo e c'è il 2-1 del Miralisa. Sbaglia qui il Miralisa, di Costanzo calcia e c'è il gol del pareggio, possiamo dire l'unico errore difensivo del Miralisa. Miralisa a battere nel secondo tempo, che inizia in questo momento con in possesso palla. Ancora da punto, vediamo se calcia. Sì, calcia, deviata e poi qui De Angelis si fa sorprendere. Ed è 3-2 per l'Hotel Miralisa. Ancora Siano, palla per Mazzella che non calcia subito, calcia col sinistro e pareggia. Grande qui il gol di Mazzella, c'è il gol del 3-3. Contro due, Taliercio per Di Costanzo che mette sul secondo palo Versiano e c'è il gol del 4-3 del Bar Epomeo. Venditelli, tanto da Bundo e c'è il gol del pareggio al 19esimo. Esce anche il secondo tempo e dunque si va ai tempi supplementari. Luca Mattera, anche se Immondi è nei dintorni, poi Mattera e la palla va in porta, il Miralisa è in vantaggio. Schiano per Siano, Siano passa, Siano poi palla sul secondo palo per Di Costanzo e c'è il gol del pareggio. Scopertissimo qui
Luca Mattera salta due, poi tira e c'è il gol dell'Hotel Miralisa a 50 secondi dal termine. Tanto Capuano verso la porta, vediamo se c'è un'ultima occasione, non c'è, e dunque il Miralisa vince 6-5 ed è lei la regina del Yoga Bonito World Cup Edition. Davvero incredibile questa partita decisa all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Ad Ischia, nuovo appuntamento con la quarta edizione del Festival di Filosofia, la filosofia, il castello e la torre. La conferenza stampa di presentazione avrà luogo domani venerdì alle 17 presso l'hotel Excelsior di Ischia. Ospiti di eccezione il professor Massimo Cacciari, Michael Forster e Marcus Gabriel della Università di Bonn. Ed ora, come sempre, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, nubi e schiarite, con possibili piovasche. Bene, chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio quindi allo speciale dedicato alla visita del Presidente del Consiglio Conte di questa mattina sull'Isola d'Ischia, specificamente su Casamicciola e Lacco Ameno. Noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.